Il caso di Gabriele Viviani, il sindaco di Alba Adriatica, espulso dal PD per insulti razzisti, spacca i democratici teramani che in questi giorni si stanno preparando al congresso provinciale. Intanto ricordiamo l'episodio. Giorni fa Viviani aveva proposto sul suo profilo Facebook di regalare a chi non ha diritto di stare in Italia una crociera con escursione sulla costa africana. La Commissione di Garanzia Regionale del PD, dopo una valutazione complessiva sull'etica e sul comportamento del sindaco, non nuovo a questi commenti, ha deciso di espellerlo dal partito. Decisione drastica che non è piaciuta al consigliere regionale Sandro Mariani, che minaccia di riconsegnare la propria tessera, mentre per l'assessore Dino Pepe è giusto rispettare le decisioni prese dagli organi regionali del partito. C'è grande movimento dunque in casa PD a Teramo in attesa di un congresso provinciale che si annuncia assai movimentato. L'asse Ginoble Mariani è per la riconferma del segretario uscente Gabriele Minosse, al contrario dell'area riconducibile all'assessore Dino Pepe, consigliere regionale Luciano Monticelli e a Manola Di Pasquale, che chiede un cambio al vertice. In questo quadro scomposto c'è però una novità, rappresentata da un nuovo coordinamento di giovani professionisti, i Red Progressisti, che si propone come alternativa di una sinistra più a sinistra, ma che ha come primo obiettivo l'unità del partito. L'anima invisibile del gruppo è il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Red Progressisti, un'area, un gruppo che rompe un po' le uova nel paniere del PD teramano. Più che rompere le uova cerchiamo di rimettere a posto i cocci. Noi riteniamo che da troppo tempo non ci sia più spazio all'interno del partito per discutere su diversi temi che sono cari al centro-sinistra teramano, ma al centro-sinistra in generale. Temi come il lavoro, come la sanità, come il sociale, ma anche l'economia e la cultura. Quindi noi vogliamo provare a ridare a tanti militanti e non questi spazi dove potersi confrontare, perché riteniamo che ultimamente siano un po' mancati. Come andrà questo congresso provinciale del PD? Io spero che vada bene per il PD e spero che vada bene soprattutto per Teramo. Il PD è un partito pluralista che all'interno è giusto che porti avanti le idee di diverse aree e di diverse anime. Noi riteniamo che una sintesi possa essere più utile, ma se si vorrà arrivare al congresso con un confronto costruttivo con due, tre candidati. Allo scorso congresso i candidati in prima battuta, se non erro, erano 5, va bene lo stesso, ognuno andrà con le proprie idee, con i propri candidati e poi la maggioranza governerà il partito per i prossimi anni.